Oggi direi un pranzetto abbastanza leggero. Dobbiamo pure avere le energie per la nuova sperimentazione. Camillina, tu non sei mai stata a Treiso. Comune di Treiso, un validissimo paesino a pochi chilometri da Alba nella Bassa Langa. 760 abitanti, 410 metri sul livello del mare. Ci attende una nuova sperimentazione e, come di consueto, buona visione. Brava! Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per questa nuovissima, importantissima produzione video. Ragazzi, ci stiamo dirigendo proprio adesso verso Treiso. Abbiamo una temperatura di esattamente 30 gradi, 31 per la precisione. Alba, stiamo leggermente salendo, credo che poi verso Treiso dovremmo essere intorno ai 28, grosso modo, mal contati. Giornata splendida, sole pieno, aiuto, ambulanza! Ambulanza in arrivo, paesaggi splendidi, c'è ancora tantissimo verde. E proprio a Treiso abbiamo adocchiato sul Wikiloc un sentiero che si chiama S3. In realtà ce ne sono tre, S1, S2, S3, un sentiero d'anello da 7,2 km, però assolutamente non voglio promettere nulla. Tanto è vero che dell'intro nemmeno ne ho parlato, perché siamo già abituati, un sacco di volte ci è successo che vediamo che c'è su qualche sito internet la descrizione di un sentiero, poi arriviamo lì e non ci sono più le indicazioni, o ci sono all'inizio, poi non ci sono più in seguito. Noi andiamo con l'idea di tentare una partenza di questo S3, se poi lo facciamo bene, se non lo facciamo non importa. Ed eccoci arrivati a Treiso, giornata splendida, aria tersa, una leggera ventilazione. Ci troviamo adesso in piazza Baracco e dobbiamo prendere Super Viale Rimembranza. Notiamo subito le insegne dei sentieri S1 e S2 che però non sono i nostri, noi dobbiamo prendere qua Bon Giovanni, 10 minuti. Ed ecco il nostro S3, Bon Giovanni, Giacosa, Chirella, Treiso. Prendiamo su in leggera salita il viale Rimembranza. Arriviamo subito alla località Bon Giovanni, c'è anche un richiamo dell'S3. Altro richiamo, ragazzi, speriamo soltanto che continui così. La partenza è indicata veramente bene, a ogni incrocio c'è un richiamo, ma non è detto che poi ci siano tutti quanti i richiami anche in seguito. Percorriamo questo vicolo stretto, abbiamo già panorami spettacolari da tutte le parti. Osserviamo qua sulla nostra destra già i primissimi panorami spettacolari della Bassa Langa. Come dappertutto nelle Langhe, ragazzi, in ogni dove qua c'è un centro degustaging. Continuiamo a percorrere via Roma di Bon Giovanni. Abbiamo continuato a percorrere questo comodissimo viale asfaltato, ville splendide una dopo l'altra. Stiamo facendo una sorta di inversione a U, giriamo a sinistra stretta in direzione Giacosa. Notiamo un validissimo panorama su tutta la pianura. In fondo vediamo Alba che rimane un po' nascosta, in lontananza addirittura Guarene col suo splendido castello. Arriviamo a una bellissima area tipo picnic con i tavolini eccetera eccetera, c'è anche una pompa. Vedete? Sembra fatta apposta, con una scodellina per Camilla appena bevuto. Come avrete notato, questa è una zona di vino barbaresco. Siamo arrivati adesso a Giacosa, altra frazioncina località di Treiso,
e vediamo adesso dove prosegue il tracciato. Ok, arriviamo a Casotto. S3 ed S4, vedete, entrambi i sentieri indicano di proseguire giù di qua a sinistra. È ora di vendemmiare. C'è un'uva spettacolare qua. Abbiamo visto appena adesso l'uva Barbaresco, ce n'è qua in ogni dove, ovviamente. Una roba tipica delle Langhe. Degustaging. Caramelle. L'unico problema è che questa uva da vino ha i chicchi piccoli, la buccia spessa e i semi grossi, ma è di un dolce, non so come fa venire poi un vino che è tutt'altro che dolce. Uno spettacolo. Nel frattempo, dopo località Giacosa, proseguiamo questa strada in discesa. Ragazzi, finora il percorso è tutto asfaltato, non è detto che poi ci siano anche dei tratti sterrati, non lo sappiamo. Sul sito Wikiloc non c'è scritto un cristo a riguardo. In ogni caso abbiamo dei panorami bellissimi, è una giornata con aria limpida, tersa, quei cieli super puliti, tipici più dei mesi di aprile e maggio, ma anche, perché no, di settembre, ottobre, meno frequenti in piena estate, dove tipicamente è un pochettino più umido e meno visibilità. Stiamo osservando Treiso, vediamo il paese dal basso, stiamo scendendo giù per queste colline appunto per procedere su questo percorso ad anello S3, che finora è indicato bene, percorso che avanza in senso antiorario. Osserviamo il paese di Treiso. Breve pausa ristoro, ragazzi, all'ombra di questo meraviglioso pino, tira un'arietta, si sta veramente bene. Siamo appena sotto il paese di Treiso. Questo percorso qui sembra più breve di quanto dichiarato, però poi non è detto, perché magari si fa un grosso anello ancora da vedere. E come dicevo, finora indicato bene. Sentite che c'è questa brezza, la sentirete sicuramente, perché il gatto morto del ECMXYST1M di Sony purtroppo non è molto efficace, dovrò studiare un rimedio. E giornata spettacolare. Altro richiamo del sentiero S3-S4, si prosegue in mezzo alle vigne. È una cosa abbastanza tipica durante i percorsi ad anello, ragazzi, nelle Langhe, che a un certo punto si cammina in mezzo ai filari delle vigne. In mezzo ai filari c'è sempre una leggera ventilazione. Oggi giornata calda, continuano le alte temperature, chiaramente non più quelle di luglio-agosto, direi abbastanza in linea con le medie stagionali. Un ambiente tranquillo, rilassante, calmo, silenzioso. Un sole caldo, ma come dicevo, poca umidità e anche ventilato. Notiamo per terra queste tipiche increspature, segno della siccità. Sì, sì, friabili, ma poi tutto secco, tutto increspato. Qualche goccia d'acqua l'ha fatta ogni tanto, ma poco direi. Tutti brevissimi piovaschi, qualche temporale c'è stato, con piogge anche intense, ma di breve durata. E quando succede così, purtroppo l'acqua non ha nemmeno il tempo di penetrare nel terreno, ma defluisce. E quindi già mi stupisce quest'uva tutta bella così, nonostante la siccità. Vabbè, meglio così. Allora, adesso purtroppo è già il secondo incrocio, ragazzi, che non capiamo da che parte prendere. Qui ci sono dei richiami, ma non con delle frecce, soltanto con delle tacche, vedete, rossa e viola. Non sappiamo se è dritto qua a destra, presumo a destra, proviamo di qua.
Ok, dopo l'ultima risalita su per i vigneti siamo tornati praticamente nel centro del paese, completando così il sentiero S3. Abbiamo scoperto qua proprio a Treiso un validissimo ristorante che si chiama La Ciao del Convento, guida Michelin, quindi qua si mangia sicuramente in maniera valida. Avete appena visto qua che la Monge, combinazione proprio Camilla, mangia i crocchini della Monge, offre da bere ai cagnolini. In quel bellissimo ristorante c'è una specie di gazebo vetrato con la scritta Dom Perignon, ragazzi. Mi fa un po' stupire che qua, proprio nelle Langhe, che è una zona rinomata a livello mondiale per i propri vini, che vadano a offrire il Dom Perignon. Beh, ci sta anche però, eh. Il Dom Perignon è il vino più caro del mondo. Ci allontaniamo ancora un momento dal paese di Treiso per fare ancora una tappa su un promontorio vicino al paese. Nel frattempo osserviamo ancora lo splendido panorama circostante. Notiamo in lontananza uno splendido castello, almeno sembra proprio un castello privato. Proviamo a zoomarci sopra fino a 800 mm, ragazzi, guardate che meraviglia! Sorge sulla cima di una collinetta ed è uno spettacolo. Voi immaginate che vista che ha! Panorami davvero incantevoli. Posto spettacolare. Quello che da Treiso sembrava una specie di promontorio di cui vi ho accennato prima, in realtà è il Bricco di Treiso, cioè una punta, una collinetta su cui si trova questo agriturismo, il Bricco. C'è ancora una misteriosa villetta lì su un altro cucuzzolo verso Treiso, ci siamo passati a fianco prima, vediamo un po' di cosa si tratta. Villa Incanto. C'è il simbolo del letto, quindi può darsi che sia di nuovo un agriturismo, e poi il simbolo dell'uva, quindi niente di più facile che anche qui troveremo un centro degustaging. Abbiamo un viale selciato che sale e fa una mezza luna, vediamo dove ci porta. Nel frattempo anche questo, un altro cucuzzolo, bellissimo qua. La vista 360 gradi sulle splendide colline delle Langhe, ma 360 gradi veramente, bello, bello, ci ha veramente favorevolmente impressionato Treiso. Ok, non riesco a capire cosa sia questo, se è una roba privata oppure se è tipo agriturismo. Intanto abbiamo una bellissima villa Verzolino, color verde, con dei garage, una vista mozzafiato, magari pure la piscinotta. Ragazzi, un sogno, eh? Meraviglia! Abbiamo capito cos'è, ragazzi. Villa Incanto è un bed breakfast. Guardate che meraviglia! Bed breakfast, questo è l'ingresso. Bello, bello, bello. Ah beh, certo che se lo fai col Dom Perignon. Avete visto la scritta Dom Perignon del ristorante che vi dicevo prima? Ristorante segnalato dalla guida Michelin, che sarà una favola. E quel gazebino vetrato con la scritta Dom Perignon. Un po' mi stupisce, come dicevo prima, siamo nelle Langhe. Bene ragazzi, anche questa produzione video volge al termine. Abbiamo fatto questa sperimentazione interessantissima di Treiso. Posto veramente bello, giro è stato molto interessante, giornata bellissima. Ci riserveremo poi in un futuro di fare anche gli altri sentieri S1, S2, S4. Ci sono di diverse lunghezze, questo è stato veramente favoloso. Come al solito mi raccomando, mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse. Iscrivetevi al canale in caso in cui non l'aveste ancora fatto. Al prossimo video. Ciao!